sicuramente sono, che sicuramente ci saranno a disposizione per enti locali, per l'università. Ora, l'importanza dello Stretto di Messina e dei laghi di Gandria e Faro per la nostra città è sotto gli occhi di tutti. Sappiamo esattamente che sono i due ambienti più importanti. Siamo una città di mare, siamo una città che vive sul mare. E vorrei, chiudere questa piccolissima e brevissimo saluto e introduzione, ricordandovi che ieri sera il nostro Papa Francesco ha parlato di sostenibilità ambientale nella trasmissione di Fabio Fazio. Ha detto una frase bellissima che io mi sono segnata, ma che insomma è abbastanza semplice poi alla fine, che è vivere in armonia con la Madre Terra, perché è chiaro che, come ho già detto più di una volta, senza un ambiente sano non ci può essere, diciamo, un uomo sano. Quindi il famoso concetto di One Health che ho ribadito più volte è sicuramente importantissimo. Lui stesso ieri sera ha parlato di inquinamento, ha parlato addirittura di plastica in mare. Io sono rimasta molto, molto piacevolmente sorpresa, per cui diciamo questa sua frase di vivere in armonia con la madre terra, che senza l'armonia fra l'uomo e l'ambiente i nostri figli e nipoti probabilmente non avranno le stesse nostre possibilità, credo che sia una delle frasi più semplici ma anche più importanti che io abbia sentito negli ultimi tempi, poi detta dal Santo Padre, credo che sia veramente per noi una cosa importantissima. Quindi a questo punto io vorrei lasciare la parola al professore, no, professoressa Savo, che inizia con la sua presentazione sullo Stretto di Messina e su quelle che potrebbero essere, diciamo, le azioni future da intraprendere e che noi scriveremo nell'agenda, anzi le abbiamo già iniziate a scrivere per chiudere appunto quello che è l'agenda metropolitana 2030, dell'agenda della città metropolitana 2030. Prego, Serena, grazie. Buongiorno a tutti. Comincio con il ringraziare la città metropolitana e la professoressa Spanò per aver voluto fortemente questa giornata e soprattutto per l'invito che insomma ho ricevuto. Provo a condividere lo schermo. Lo vedete? Sì, si vede bene, Serena. Ok, perfetto. Allora, lo Stretto di Messina e le sue risorse. Lo Stretto di Messina rappresenta uno dei più importanti siti di interesse ecologico e che presenta delle caratteristiche uniche e peculiari che appunto lo rendono un hotspot di grande biodiversità. Situato geograficamente tra la penisola italiana e la Sicilia, lo Stretto di Messina costituisce al centro del Mediterraneo il collegamento tra i bacini ionico e tirrenico. C'è un microfono aperto di sottofondo. Sara, non ti sentiamo più purtroppo. Se Intanto hai il riprova microfono spento. a riaccendere il microfono un attimo. Se ha bisogno di riaccendere il microfono. Mi pare che la connessione non sia proprio il massimo, è stamattina. Aspetti un attimo che li chiamo. Serena, provi a Ora, questa parlare. funziona, è là che non funziona. Adesso mi Sì, sentite? ok. può riprendere. Perfetto, quindi stavamo dicendo appunto lo Stretto di Messina, non so fino a dove mi avete sentito.
Lo Stretto di Messina è situato geograficamente, come dicevo prima, tra la penisola italiana e la Sicilia, e lo stretto appunto costituisce al centro del Mediterraneo il collegamento tra i bacini ionico e tirrenico. Morfologicamente può essere assimilato ad un tunnel che di fatto va restringendosi all'imbocco nord, dove poi raggiunge la minima ampiezza di circa 3,5 km, proprio all'altezza della congiungente Ganzirri-Punta Pezzo. La sua profondità, passando da sud a nord, diminuisce rapidamente da circa 2000 metri nel tratto antistante Capodarmi, fino a circa 80 metri a livello della soglia settentrionale di Ganzirri-Punta Pezzo. La profondità media del bacino tirrenico, nella zona antistante lo stretto, invece, è di circa, 500 metri. Lo Stretto di Messina, nodo viario di traffici marittimi di importanza considerevole, è uno dei siti conosciuti sin dai tempi antichi e mitologici come sede di particolari fenomeni oceanografici e ancora oggi suscita comunque un notevole interesse scientifico proprio per le sue caratteristiche ancora non del tutto note. Nello Stretto di Messina hanno origine appunto dei moti armonici di marea con periodo semidiurno, quindi abbiamo di fatto un'alternanza della marea ogni 6 ore. E questi fenomeni raggiungono una notevole intensità poiché le maree dei due bacini, quindi del Tirreno e dello Ionio, sono in opposizione di fase. Altri fenomeni di rilevante interesse sono invece la formazione di vortici con un notevole carico di energia che danno luogo a un particolare idrodinamismo, nonché a peculiari, diciamo, condizioni biologiche. La velocità di queste correnti, in corrispondenza di Ganzirri-Punta Pezzo, ovvero dove la sella fa risalire il fondale fino a 72 metri, possono raggiungere i 2 metri al secondo. E l'andamento delle correnti, come dicevo prima, cambia ogni 6 ore più o meno, e tra l'imboccatura nord e sud si viene a creare proprio un dislivello di circa 27 centimetri, alternando così una corrente ascendente, quindi che va da nord a sud, che porta le acque tirreniche nello stretto, è una montante, quindi che va da sud a nord, che invece fa risalire le acque ioniche. Questo fenomeno dell'alternarsi di marea è proprio legato alla condizione di canale di comunicazione che lo stretto rappresenta. In fase di corrente ascendente, le acque tirreniche più leggere scorrono su quelle ioniche più pesanti fino a che l'intera parte centrale dello stretto si sia riempita da queste acque fluenti appunto verso sud. Con il predominio invece della montante, le acque ioniche più pesanti risalgono, interessano il centro del bacino e bloccano in superficie le acque tirreniche che in precedenza occupavano lo stretto, per poi riversarsi una volta superata la sella nel Tirreno fino a trovare un punto in cui le due acque hanno la stessa densità e quindi possono finalmente stabilizzarsi. L'incontro delle due masse d'acqua determina l'insorgenza di particolari disturbi che possono presentarsi in senso orizzontale, e in tal caso parleremo di tagli e scale di mare, e verticale, in tal caso parleremo di vortici e macchie d'olio. Appare evidente dai risultati di diversi studi effettuati sia dalla nostra università che da altri istituti di ricerca che, in conseguenza dei fenomeni che ho appena descritto, si possono creare di volta in volta delle condizioni ambientali che sono favorevoli per alcune specie piuttosto che ad altre, condizioni che in definitiva vanno a incidere sulla specifica di tutta la biocenosi. In particolare per il fitoplancton è stato osservato che nella zona di mare che è compresa tra Ganzirri e Punta Pezzo, all'imbocco nord dunque, si verifica un arricchimento del numero di specie presenti rispetto a quello osservato nei due bacini separatamente. Le comunità zooplanctoniche dello stretto invece sono ancora ben lontane dall'essere conosciute a un livello sufficiente. Si hanno moltissimi dati diciamo, di carattere generale sulla distribuzione dei principali biotopi, però si hanno comunque delle informazioni incomplete sulle sue più rilevanti peculiarità, sia faunistiche che floristiche. Diversi autori in passato hanno dimostrato proprio come l'elevata energia idrodinamica dello stretto sia responsabile proprio di quest'alta biodiversità delle popolazioni bentoniche che insistono in quest'area.
Proprio l'intenso regime idrologico infatti permette la risalita, l'upwelling di acque profonde che sono ricche di sostanza organica e che vengono direttamente utilizzate dai popolamenti bentonici costieri. Quindi la netta prevalenza del fattore idrodinamismo con tutto l'insieme dei fattori, dei fenomeni fisici che questo comporta determina un vero e proprio riarrangiamento ecologico che nelle specie a prevalente diffusione occidentale tende proprio a simulare una condizione di tipo Atlantico. Dal punto di vista faunistico, le specie di invertebrati bentonici sono quelle che destano maggiore interesse. Tra queste ricordiamo sicuramente l'erina aspera, che è una particolare specie di idrocorallo coloniale che vive tra gli 80 e i 120 metri, in particolare sulla sella, e la sua distribuzione sembra proprio essere influenzata da fattori edafici, come ad esempio l'elevato regime idrodinamico, nonché da fattori climatici, come può essere data appunto dalla trasparenza dell'acqua. Grande importanza è data anche alle associazioni di laminariales dello stretto, comunità di specie piuttosto rare o quasi inesistenti in altre zone del Mediterraneo o seppur presenti in altre aree, soltanto nello stretto riescono proprio a formare delle comunità ben strutturate. Un altro organismo sicuramente degno di nota è la pinna nobilis, che è il più grande mollusco bivalve che vive in Mediterraneo. Può raggiungere fino a un metro di altezza e i 30-40 centimetri di larghezza e normalmente si trova ancorato al fondo da pochi metri di profondità fino a quasi 100 metri. Un'altra particolarità e quindi aspetto peculiare dello stretto di Messina è sicuramente rappresentato dal Beach Rock di Messina. I beach rock non sono altro che formazioni sedimentarie costiere dure, che sono costituite da sedimenti sabbiosi che si sono cementati rapidamente attraverso la precipitazione di cementi carbonatici e che a loro volta sono tipicamente costituiti da calcite e aragonite. Queste formazioni di fatto svolgono un ruolo fondamentale nelle aree costiere, come nella morfodinamica della costa, nella mitigazione dei processi di erosione e molti altri. Il Beach Rock di Messina rappresenta una zona particolarmente interessante, soprattutto appunto in termini di ecologia costiera. Il Beach Rock di Messina rappresenta l'unico substrato duro di origine naturale in questo areale batimetrico e che a Messina ospita complessi ecosistemi. Questo banco roccioso intertidale, dunque, è composto da un conglomerato del Pleistocene medio, dalle forme tipicamente irregolari e presenta delle caratteristiche variabili, e questo si estende più o meno per circa 2 chilometri. A causa proprio della sua estrema variabilità, soprattutto per quanto riguarda la forma, lungo la costa rocciosa si formano spesso delle pozze di marea. Quindi queste pozze di fatto creano dei microhabitat che sono sfruttabili da diverse comunità intertidali. Le pozze, così come l'intera formazione rocciosa, sono fortemente influenzate dalle oscillazioni delle maree e dalle condizioni meteomarine. In particolare le principali variabili dell'acqua, quindi temperatura, salinità, pH, ossigeno disciolto, sono piuttosto instabili, con valori altamente oscillanti e che tendono a influenzare la composizione dell'ecosistema e di conseguenza le interazioni tra le diverse comunità e gli organismi all'interno di questi habitat. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a creare quindi un ambiente peculiare, sia dal punto di vista biotico che abiotico. Le specie dunque che vivono in questi ambienti così particolari necessitano di adattamenti morfologici, fisiologici e comportamentali che consentono loro di adattarsi a queste ampie oscillazioni dei parametri ambientali che caratterizzano appunto questo sito e che lo rendono quindi una risorsa scientifica di notevole importanza. Ma come sta lo stretto di Messina? Quello che posso dirvi è che l'università, noi come gruppo pianifichiamo continuamente delle attività di monitoraggio. Uno dei più recenti è un'attività di monitoraggio delle acque e della biodiversità dello stretto che si è inserito all'interno di un progetto dal titolo Il mare ai tempi del coronavirus, un progetto che è stato sviluppato e ancora in corso in collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina, l'Associazione Oluturia Sud, la Guardia Costiera e la Città Metropolitana di Messina.
Di fatto, il nostro gruppo di ricerca si è occupato proprio di andare a valutare lo stato di salute delle acque degli organismi in alcune aree selezionate dello Stretto di Messina, quindi nell'area compresa tra Capo Peloro e San Ranieri, a seguito dell'interruzione di tutte le attività antropiche in mare dopo l'inizio del lockdown che è stato imposto dall'emergenza pandemica. Il progetto concretamente consisteva in una raccolta di dati che ha previsto e che ancora prevede la realizzazione di videoriprese ad altissima risoluzione e fotogrammetria tridimensionale degli organismi proprio più significativi, nonché analisi molecolari con metodi innovativi come e non distruttivi come l'environmental DNA. I dati ottenuti da questo progetto andranno dunque a costituire di fatto un database di grande rilevanza che potrà dare un'istantanea, una fotografia sulla situazione della fascia costiera di Messina proprio ai tempi del coronavirus, e i dati raccolti consentiranno di analizzare la struttura generale dei popolamenti all'interno dell'area considerata e di valutare proprio la qualità delle acque a seguito di una evidente riduzione delle attività antropiche. Di grande importanza sarà effettivamente capire se si sono verificate dei cambiamenti significativi a livello ambientale a seguito delle interruzioni imposte dal lockdown, e al di là di questa ricaduta applicativa, i risultati della ricerca potrebbero concorrere ad aumentare la base di consenso nei confronti del concetto di biodiversità e di conservazione della biodiversità, e cercare quindi di elaborare delle best practice sulla sostenibilità ambientale futura. E di fatto posso dirvi che i dati ad oggi ottenuti in effetti mostrano come si sia verificato un miglioramento della qualità delle acque nel periodo finora analizzato. L'inquinamento delle plastiche nello stretto. E questo è un argomento a me particolarmente caro. Diciamo che l'argomento ha anche sollevato parecchie polemiche proprio sullo stato di salute dello stretto. Di fatto è successo che sono stati pubblicati un paio di articoli scientifici sull'inquinamento da plastica nello stretto. Sottolineo, gli studi sono stati fatti esclusivamente nel porto di Tremestieri. E da qui è uscito fuori che lo stretto è il luogo più inquinato al mondo, al che ho fatto un balzo più o meno di un metro dalla sedia. Ci tenevo a sottolineare il fatto che le analisi di quei lavori si sono concentrati sul porto di Tremestieri, che lo stretto è lungo 32 chilometri, e che da qui a dire, da un'analisi fatta su un decimo dello stretto, se non meno, qua a dire che lo stretto è il luogo più inquinato del mondo, perdonatemi, ma ce ne passa. Detto questo per i giornali locali e nazionali che hanno insistito sull'argomento, parliamo un po' dell'argomento plastica. Quindi l'inquinamento da plastica, come sapete, è ormai una problematica ambientale diffusa a livello globale. Basti pensare che soltanto nel 2017 sono state prodotte 348 milioni di tonnellate di plastica. Chiaramente la produzione di plastica aumenta perché aumenta la domanda, quindi noi tutti sappiamo che le plastiche sono coinvolte in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana e soprattutto trova una forte applicazione a livello industriale. Per cui che cosa succede? Che la sovrapproduzione di plastica ha dato delle difficoltà nella gestione e nello smaltimento di questi rifiuti, e l'inadeguata gestione del rifiuto ha generato un impatto a livello ambientale, determinato quindi una crescente contaminazione appunto degli ambienti acquatici. Di fatto le plastiche che raggiungono il mare a causa appunto delle attività antropiche, sia marittime che terrestri, una volta che raggiungono l'ambiente marino, possono frammentarsi e quindi raggiungere dimensioni diverse e possono andare a colonizzare tutte le matrici di questo ambiente, quindi le coste, la colonna d'acqua, i fondali, ovviamente possono entrare in contatto con gli organismi, di cui spesso questi diciamo, li ingeriscono in maniera del tutto accidentale. Le plastiche una volta in mare inoltre possono subire dei trasporti, possono subire diversi destini. Fattori fisici come le correnti, le maree, le onde possono trasportarli e causare una dispersione orizzontale di questi frammenti, oppure altri fattori come fattori chimici o biologici possono causare una distribuzione verticale di questi
di questi frammenti e quindi questi tenderanno ad affondare in quanto soprattutto ne cambiano la densità. Per cui di fatto la maggior parte delle plastiche in mare avranno tutte lo stesso destino, ovvero andranno a depositarsi sul fondale, motivo per cui si pensa che comunque si ritiene che i fondali siano, diciamo, la matrice più contaminata appunto dalle plastiche. Andiamo allo Stretto di Messina. In realtà prima che fosse stato pubblicato questo studio, noi già con un'attività di monitoraggio inserita all'interno del progetto Arbiome avevamo visto che in alcune piccole aree si concentrano e si accumulano i rifiuti plastici, sempre legato all'idrodinamismo e alla geomorfologia dello stretto. Volevo dunque tranquillizzare la popolazione messinese e chiunque abbia a cuore lo Stretto di Messina sul fatto che l'Università di Messina sta pianificando ormai da tempo delle attività di monitoraggio ad hoc e eventualmente delle attività di bonifico qualora fosse necessario. In conclusione, volendo considerare le prospettive future che riguardano le risorse dello Stretto di Messina, sicuramente potrebbe essere rivalutata, anche se è già stato fatto in passato con non troppo successo, lo sfruttamento ecosostenibile dell'energia derivante proprio dall'idrodinamismo dello stretto. Inoltre rimane comunque uno strumento fondamentale e forte sicuramente quello dell'intensificazione delle campagne di monitoraggio, proprio per una valutazione costante dello stato di salute dello Stretto di Messina, anche per garantire ovviamente la conservazione della biodiversità che caratterizza lo stretto, con eventuali attività di bonifica laddove fosse necessario. E infine, chiave di volta, rimane sempre e comunque l'educazione ambientale, ovvero la sensibilizzazione delle nuove generazioni e quindi attraverso campagne di sensibilizzazione o attività pratiche da fare fare ai nostri bambini, nonché attività seminariali nelle scuole. Grazie per l'attenzione. Grazie Serena, scusate, io ero un attimo al telefono. Allora adesso vorrei invitare il professore Capillo a iniziare la sua presentazione. Credo che le domande sia meglio farle alla fine. Grazie. Sì, intanto grazie per l'introduzione. Buongiorno e buongiorno a tutti. Datemi un istante che condivido lo schermo. Attendo solo conferma che lo vedete tutti. E poi inizio con... vedete tutti lo schermo? Sì, a posto. Sì, sì. Ok, perfetto. Bene, intanto lasciatemi ringraziare effettivamente chi ha fortemente voluto questo sesto laboratorio dell'Agenda Metropolitana per uno sviluppo sostenibile appunto della città metropolitana di Messina. Ok, si era perso un attimo lo schermo. In cui ho il piacere, appunto, grazie all'organizzazione di questo evento, grazie all'impegno della professoressa Spanò in questi temi così importanti, ho la possibilità di parlare un po' della riserva naturale orientata di Capo Peloro, con un cenno sulle attività presenti, su qualche idea sulle prospettive future o eventuali attività sostenibili, appunto. Ringrazio ovviamente l'Università degli Studi di Messina e il Dipartimento di Scienze Veterinarie di cui appunto faccio parte. Per cui ultimo ma non ultimo ringraziamento alla professoressa Savoca per il suo assist nell'introduzione sullo Stretto di Messina. Intanto vorrei in generale andare a inquadrare l'area dove ci troviamo e le caratteristiche appunto di questa particolarissima riserva naturale orientata. Ci troviamo nella parte nord orientale della Sicilia, nella punta nord orientale della Sicilia, appunto il capo della Sicilia, in questa zona chiamata Peloro, Capo Peloro. Partendo dal nome, effettivamente esistono diverse possibili derivazioni del nome Capo Peloro, fra cui dal greco pelor, che significa mostruoso, inteso come qualcosa di portentoso, con una forza
effettivamente spaventosa. E questo è ovviamente correlato a quelle che sono quelli che sono i fenomeni idrodinamici che la professoressa Savoca ci ha illustrato, che nell'antichità venivano identificati come dei mostri che andavano a distruggere, a attaccare le navi di passaggio nello stretto, che allora come oggi era un nodo importantissimo per la navigazione nel Mediterraneo, che sono stati identificati già nell'Eneide da Virgilio come i mostri di Scilla e Cariddi, che portavano sul fondo le navi di passaggio, distruggendole e uccidendone ovviamente l'equipaggio. Un'altra etimologia abbastanza interessante potrebbe essere quella che ci riconduce a Peloro, cioè il comandante di della nave di Annibale, che indicava effettivamente un passaggio nello stretto e che Annibale stesso non riusciva a identificare. A quel punto fece uccidere il suo comandante perché pensava lo stesse tradendo. Successivamente, rendendosi conto che il passaggio era libero, intitolò l'area appunto al suo fedele comandante. Ciononostante, a noi piace derivare il nostro nome dall'aggettivo greco peloris, cioè sta a dire un luogo al di fuori del normale, un luogo fuori dal comune, ed effettivamente con le sue straordinarie bellezze quest'area è un luogo fuori dal comune, che esisteva già in tempi antichi, come abbiamo definito, e che prevedeva la formazione molto lenta di quest'area con i due laghi costieri salmastri, che è stata denominata appunto Peloris, capo Peloro, per cui un luogo di fuori del comune in cui questi laghi si vanno formando nel corso dei secoli. Ma giusto qualche accenno sulla formazione delle lagune costiere, che oggi sono diventate riserva naturale orientata, appunto la laguna di Capo Peloro. Secondo esistono diverse ipotesi, fra cui Chillemi del 95 e Botteri e Carveni, un po' più accreditata rispetto alla precedente, che è pure corroborata da fonti storiche. Infatti sembra che inizialmente, come vedete nella slide, nella figura A di Botteri e Carveni, nel 2009 esistesse una sorta di porto canale nella punta nord della Sicilia, nord-est della Sicilia, all'interno del quale si andavano a riparare le navi dalle intemperie e dalle condizioni meteomarine avverse, che poi si è andata chiudendo, creando effettivamente una condizione come quella che vedete in alto a destra, in cui nel periodo del 1600-1700 era la presenza di quattro laghi e non due come gli odierni, come l'odierna posizione dell'area. Questi quattro laghi, che erano, partendo da sud, andando verso nord, il Ganzir, il Madonna di Trapani, il Margi e il Faro, subirono un'opera di bonifica soprattutto da parte dei Borboni, che unificarono il Madonna di Trapani al Ganzirri, creando la composizione odierna, la morfologia odierna del lago di Ganzirri, bonificarono assolutamente il margine, rendendolo effettivamente un canale che collegasse effettivamente il lago di Ganzirri al lago di Faro. Furono successivamente costruiti i diversi canali che ora andremo a guardare singolarmente, fra cui il Catuso, che da fonti storiche e scientifiche abbiamo la conoscenza che abbia portato la prima ossigenazione nella zona sud-ovest, portando effettivamente... C'è qualcuno che ha il microfono aperto, forse dottoressa La Fauci, se lo può citare per favore, perché ho il ritorno di voce, che portava ossigenazione all'interno di quest'area, permettendo l'insorgenza di tutta una serie di colonizzazioni da parte di organismi viventi che venivano da quel momento in poi sfruttati per la molluschicoltura da parte appunto dei famosi cocciolari di Ganzirri. Ne parleremo fra poco. Ma andando più nel dettaglio, oltre alla condizione attuale che tutti conosciamo della straordinaria bellezza dell'area, questi due laghi, questi due ambienti salmastri, più che altro le chiamerei, le definiremmo lagune costiere, sono connesse fra loro e al mare tramite una serie di canali. Appunto partendo dal più piccolo, quasi invisibile, cioè il canale Catuso, che è evidenziato nella figura in sovraimpressione dal riquadro bianco, è un canale che è invisibile appunto dalla superficie perché scorre al di sotto del caseggiato di Ganzirri e mette in collegamento la zona sulla parte
parte sud-ovest del lago Ganzirri con il Mar Ionio. È importantissimo, appunto, sebbene sia aperto solo periodicamente in alcuni casi, è importantissimo per garantire una corretta ossigenazione delle acque e anche un mantenimento della temperatura di queste, tale da poter far sopravvivere le comunità che vivono appunto all'interno del lago di Ganzirri. Procedendo verso nord-est ci ritroviamo ovviamente il canale Due Torri, anche noto come canale Carmine, che fa scambiare una grandi masse d'acqua al lago di Ganzirri con il Mar Ionio. Ancora più importante dal mio punto di vista è il canale Margi. Il canale Margi è evidente nella foto, nella mappa e anche dalle foto, mette in collegamento i due laghi, il lago di Faro e il lago di Ganzirri, con una sorta di mantenimento dell'equilibrio fra le due, fra i due specchi d'acqua, che è di fondamentale importanza per il continuare, il perpetuarsi di alcune caratteristiche, soprattutto correlate alla sua formazione. Ci torneremo fra poco, infatti il canale Margi è semplicemente un canale creato dall'uomo, per cui poi è stato inserito nella riserva naturale orientata e come tale deve essere gestito in maniera puntuale e precisa per evitare che la natura si riprenda effettivamente quella che è la sua parte, la sua condizione, cioè la palude Margi che era in origine, come dicevamo precedentemente. Quindi connessione fra il lago di Faro, il Ganzirri, il lago di Faro è connesso al mare tramite il canalone che lo connette al Mar Ionio e il canale degli Inglesi che viene aperto periodicamente, soprattutto nei periodi estivi, per evitare che le elevate temperature cui va incontro effettivamente questo bacino possano andare a danneggiare la vitalità degli organismi è presenti in maniera naturale e stabulati, cioè quelli che vengono prodotti dai molluschi coltori del lago di Faro stesso. Tutte queste caratteristiche e tante altre, soprattutto quella di essere un'area umida di importanza notevole per la sosta degli uccelli migratori, quindi dell'avifauna migratoria, ma anche di un'avifauna stanziale abbastanza importante, ha reso quest'area molto interessante a livello protezionistico, per cui le sue caratteristiche di circolazione parametri chimico-fisici, sebbene instabili, ma armonici, nel senso che vanno a variare entro determinati range ormai ben sopportati da quelli che sono gli organismi, devono essere mantenuti tali e mantenuti stabili per evitare l'insorgenza di fenomeni che potrebbero andare a danneggiare e l'ambiente e anche ovviamente l'uomo intorno che vive intorno a quest'area. Per cui in base a queste caratteristiche la zona di Capo Peloro è stata inserita nella convenzione sulle aree umide di Ramsar nel 71, diventa zona a protezione speciale nel 72, nel 1992 diventa un sito di interesse comunitario per rientrare nella rete Natura 2000 per la difesa della avifauna stanziale e migratoria e diventare effettivamente una riserva naturale orientata nel 2001 con due zone di riserva integrale, le zone A che vedete rappresentate nella mappa e tutta una serie di zone cuscinetto di riserva denominate zone B in cui ricadono effettivamente i canali ma anche il litorale costiero che contorna l'area in questione. E appunto questo è il fulcro della sostenibilità del mantenimento di questa riserva. È una riserva che ha una base storica creata dall'uomo, appunto dai borboni che bonificarono tutta l'area e la resero fruibile a tutti, alla popolazione locale, ma anche ovviamente ai turisti che possono sfruttare un'area che viene adesso mantenuta in tale condizione di riserva e che così deve essere mantenuta. L'unico suggerimento che mi sento di dare a tutti, all'amministrazione o comunque a chi su questa riserva agisce direttamente, è di evitare di porre una campana di vetro su una riserva
Perché ponendo una campana di vetro, togliendo la mano dell'uomo che fa parte dell'ecologia di tutti gli ambienti ormai, la natura potrebbe riprendersi le sue aree, riprendersi ciò che in origine era, creando dei danni. Immaginate adesso un canale Margi che si trasforma nell'originaria palude. Come già viene fatto, la gestione della riserva deve essere precisa e costante, con l'onnipresenza di un controllo, appunto, sia a livello di evitare trasgressioni per quanto riguarda eventuali azioni all'interno della riserva, ma anche per il mantenimento della stabilità di questo ambiente così com'è e per il mantenimento di alcune attività che legano letteralmente le popolazioni locali all'ambiente, a questo ambiente. Infatti, base anche della riserva naturale orientata è quel vincolo, quel bene di interesse etnoantropologico che va a legare i tradizionali molluschi coltori, noti come cocciolari, a questi ambienti dei quali si prendevano cura giornalmente, come se fosse la loro casa, perché in realtà ai tempi dei Borboni i laghi furono divisi in diversi appezzamenti e furono dati in gestione alle famiglie della zona stessa. Purtroppo una serie di vicissitudini, delle quali non entrerò nel merito, hanno portato a un danneggiamento di queste attività, soprattutto per quanto riguarda il lago di Ganzirri, che in un certo periodo ha vissuto il suo massimo splendore, cioè negli anni Ottanta, con la produzione di una serie di molluschi bivalvi che erano conosciuti sia in Sicilia ma anche in buona parte dell'Italia, per la qualità delle loro carni. Successivamente è stata interdetta la molluschicoltura, soprattutto a Ganzirri, per poi essere riconcessa successivamente in base alla sua classificazione delle acque. Per non entrare però nel dettaglio, vorrei fare giusto qualche cenno alle attività in essere, e ciò sta a dire quello che avviene ancora oggi nel Lago Faro, che invece è una zona in cui è permessa assolutamente la molluschicoltura. Avviene più che altro una stabulazione e o un accrescimento di alcune specie destinate ovviamente al mercato locale, regionale, ma in alcuni casi anche nazionale, con produzione di mitili, quindi sono le cozze, vongole e ostriche, che danno un buon ritorno economico a quella che è la zona e le varie aziende che operano nel settore. Ciononostante, sicuramente, a mio modo di vedere, la molluschicoltura nei laghi di Ganzirri e Faro, ormai solo nel lago di Faro a livello numerico, è di fondamentale importanza non andare a perdere quello che è questo vincolo etnoantropologico, che era piuttosto più collegato ad altre specie anziché alle classiche cozze, che ormai sono ben note ai più, e le altre specie, sì, appunto, oltre le cozze, che purtroppo come produzione locale, cioè dal seme al prodotto finito, sono quasi del tutto assenti nel lago di Faro. Le altre specie sono quelle che vedete riportate nella slide, ciò sta a dire la vera vongola verace, Ruditapes degustatus, che è un esempio di assoluta sostenibilità, è un esempio di biodiversità da mantenere in questa e in altre aree, soprattutto perché più o meno negli anni Ottanta è stata quasi del tutto sostituita, soprattutto in Alto Adriatico, da una specie del tutto simile che viene definita congenere, cioè Ruditapes filippinarum, la vongola verace filippina, venduta oggi come vongola verace sul mercato, però è molto più performante a livello di crescita, con più scarsa qualità organolettiche, mentre nei laghi di Ganzirri e Faro effettivamente questa specie non è riuscita ad attecchire, e abbiamo mantenuto Ruditapes degustatus, cioè la vera vongola verace, che però ad oggi è prodotta in quantità veramente esigue. Come non citare infine anche la Fimminella e la Cocciolarizza, che sono dei baluardi effettivamente della molluschicoltura locale e che hanno raggiunto effettivamente un'ottima fetta di mercato,
per quanto siano apprezzate le loro carni e le loro qualità organolettiche. Sperando di poter tornare a questo a condizioni migliori in cui anche in Ganzirri e anche soprattutto in Faro si potranno riallevare questi prodotti sostenibili, locali e che ovviamente diverrebbero a chilometro zero e che danno un valore aggiunto alla molluschicoltura nei laghi di Ganzirri e Faro, ci si potrebbe pensare anche di cercare delle attività, delle altre attività produttive sostenibili. Ciò sta a dire, e entro un attimo nella parte vegetale della ricerca, sebbene io non sia un esperto al riguardo, ma è giusto un cenno che voglio fare a questa possibilità, si potrebbe andare a sfruttare ciò che cresce spontaneamente nel lago senza necessità di nessun tipo di supporto, cioè biomasse algali spontanee che vanno in alcuni periodi dell'anno, soprattutto il primaverile o l'inizio estate, a essere molto abbondanti nel lago di Ganzirri, ma anche in alcune aree del lago di Faro e nei canali. Queste biomasse algali spontanee spesso vengono eliminate per evitare di creare dei rischi anche di anossie, vedremo fra poco perché, che devono essere ovviamente smaltite in un modo, in qualche modo, che è in alcuni casi anche oneroso per chi effettua lo smaltimento. Mentre provando a riutilizzarle potremmo ottenere anche una ricaduta economica. Ho anche un'altra idea sulla quale in passato ho avuto il piacere di lavorare, quella della coltura di alghe autoctone, come la Gracilaria gracilis, che è una specie, un'alga rossa, che è presente già naturalmente, ovviamente, nella zona, nei laghi di Ganzirri e Faro, più Ganzirri e Canale Margi che Faro, che può darci prodotti importantissimi, anche dall'elevato valore commerciale. Ma prima di tutto vorrei guardare un attimo le potenziali ricadute ecologiche a livello sostenibile, ci sono più vicino che a quelle economiche, effettivamente, che potrebbero avere l'utilizzo di queste biomasse algali, fra cui sicuramente nel caso della coltivazione di alghe all'interno del lago potremmo avere un filtro naturale, un biofiltro che va ad abbattere quelli che sono i carichi organici di azoto e fosforo naturalmente abbondanti nell'aria, e quindi si ridurrebbe il rischio di eutrofizzazione. Per eutrofizzazione si intende una condizione nella quale biomassa degli organismi vegetali supera il limite sostenibile e a quel punto, durante la notte, ovviamente consumando l'ossigeno, vanno a creare dei fenomeni di anossia che danneggiano popolazioni e comunità dell'area in questione, per cui in questo modo potrebbe ovviamente ridursi questo rischio. Ma anche un mantenimento delle specie autoctone, che vengono a questo punto sfruttate e vengono utilizzate in maniera più efficiente. Da non sottovalutare potrebbero essere le ricadute economiche, cioè le ricadute che possono derivare dalla vendita di queste biomasse algali per produzione di biofertilizzanti, per estrazione di molecole bioattive già dimostrate per tantissime specie, per cui anche alcune specie presenti nel lago di Ganzirri, per la produzione di agar, che è un agente gelificante utilizzato in tantissimi campi, dalla cosmetica alla nutraceutica alla farmacologia, ma anche alla ricerca, alla biologia molecolare, ma anche e soprattutto nel campo alimentare, perché è un agente gelificante usato, molto molto usato. Tutto questo per migliorare effettivamente quella che è la salute dell'ambiente, e mi riallaccio a ciò che ha detto la professoressa Spanò, che migliorando la salute dell'ambiente e degli animali che ci vivono all'interno migliora assolutamente la salute umana. E tutto si va a unire in un concetto, nel concetto di One Health, una salute unica da considerare, da preservare per avere un futuro unico da considerare e da preservare assolutamente. Ciò può avvenire solo grazie al lavoro di squadra fra i diversi attori di questi
che girano in questi ambienti, ciò sta a dire gli enti di ricerca, ho fatto solo l'esempio dell'università, ma ovviamente vanno considerati l'ISPRA, l'ARPA, il CNR e tanti altri, la stazione zoologica e tanti altri enti di ricerca che svolgono attività importantissime anche all'interno della riserva naturale orientata di Capo dell'Oro, con l'amministrazione che, sfruttando la base di ricerca per creare un prodotto sostenibile, può aumentare la produttività di determinate aree per creare un solo futuro, l'unico possibile che abbiamo. E questo si può fare solo insieme, perché se un uomo sogna da solo rimane sempre un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. Grazie. Perfetto, grazie Gioele. Allora, io vorrei aggiungere solo due piccolissime cose, una che riguarda lo stretto naturalmente, una che riguarda i laghi. Allora, i ragazzi che ovviamente sono, che collaborano con me, come avrete capito, non l'hanno accennato perché, diciamo, era una cosa che volevo dire io alla fine. Allora, per quanto riguarda lo stretto di Messina, io in questo momento sono a Roma, ho avuto un'audizione alla Camera proprio per capire come si possa bonificare quella piccolissima area, piccolissima, ci tengo a sottolineare il piccolissimo, area di, diciamo, di hotspot di marine litter, chiamiamola così, che abbiamo sotto il porto di Tremestieri, dovuto a una serie di fenomeni che è inutile che stiamo qui, diciamo, a discutere adesso. Per cui speriamo che anche questa cosa riesca ad andare in porto all'interno naturalmente del PNRR, questo è un sostegno che chiedo all'interno del PNRR. L'altra cosa anche molto importante è che il professore Capillo insieme al dottore Albano ha scritto un progetto sulla riproduzione della nostra vongola per cercare di aumentare quella che è la resa, giusto Gioele, chiamiamola così, la resa di questa specie che al momento, come diceva lui, è si riproduce nel lago di Faro, ma purtroppo ha un, diciamo, delle quantità molto, con quantità molto esigue. I due colleghi hanno scritto questo progetto che speriamo anche questo vada in porto, in modo da dare un supporto anche ai pocciolari per vedere di recuperare una delle più antiche tradizioni, appunto, che riguardano i laghi di Ganzirri e Faro. Con l'augurio che tutto ciò avvenga, apriamo la discussione. Chi vuole fare delle domande, cortesemente, pregato magari di alzare la mano, così piano piano rispondiamo a tutto. Se ci sono domande, ovviamente, se no vuol dire che siamo stati troppo bravi. Ok. Mi pare che io non vedo nessuna mano alzata. No, giusto un accenno su questo progetto al quale effettivamente abbiamo lavorato un bel po'. Sarebbe molto interessante perché ad oggi non esiste a livello globale un istituto o comunque un impianto che si impegni a creare il seme della vongola verace nostrana, perché a livello globale, ovviamente essendo più sviluppata la vongola verace filippina, quindi una specie indo-pacifica che ormai è andata a colonizzare tutti gli ambienti costieri o dove ha trovato possibilità per attecchire, per questo esistono numerosissimi impianti, soprattutto in Francia, ma anche in Giappone e in Cina, con numeri di produzione davvero elevati di seme. Il seme nient'altro è che la piccolissima vongola che poi viene rilasciata in ambiente naturale e che si accresce all'interno di questo, e cercando di creare un sistema chiuso all'interno, comunque adiacente ai laghi o anche all'interno dell'università stesso, si potrebbe realizzare una base da sfruttare per i molluschi coltori e locali, ovviamente, come diceva la professoressa Spanò, ma anche a livello regionale. Allora c'è Giuseppe Di Giorgio che voleva intervenire, prego.
C'ha il microfono spento. C'ha il microfono spento. Solo dei tempi di reazione alla macchina. Io non sto cercando di capire l'inquadratura qua, come funziona, solamente questo. Ecco. No, il mio è un breve intervento. Sono un responsabile di un ufficio della città metropolitana e il mio ufficio si incarica delle attività legate appunto all'RNO dei Capo Pelora. Tutto quello che ho ascoltato è veramente interessante e contribuisce abbondantemente a quella che è una mia analisi costante, perché sono, rispetto a chi ho ascoltato, un artigiano dell'attività e non certo edotto. E volevo un attimino uscire dal campo talassometrico, come quello che ho ascoltato è molto legato all'ambiente naturalmente marino ed acqueo, dello scambio di cui avevo elementi e valutazioni. Prettamente il mio discorso verterebbe su un discorso culturale, ecco, una modifica sostanziale di quelle che sembrano le nuove attività legate all'areale in questione. Se storicamente appunto il lago non è nient'altro che una lenta azione degli elementi naturali e il connubio con l'azione dell'uomo che ne ha valorizzato, diciamo, le peculiarità, perciò ricavandone effettivamente materia per vivere. Quello che è avvenuto, diciamo, nell'ultimo cinquantennio è stato un uso differente di tutto ciò che sta attorno al lago e di faccia al mare. La mia attività mi ha portato a, diciamo, leggermente orientare il campo visivo verso l'uso naturalmente del suolo. E come mi è stato più volte spiegato, perché, come ripeto, sono un artigiano della materia, che vedo è fatta di tante scienze e ognuno in maniera specialistica approfondisce il proprio campo. Bisognerebbe un attimino ricucire il tutto e capire come orientare scelte politiche e gestionali che sono altalenanti e risentono, diciamo, di fattori economici, diciamo, spinte esterne. La materia della salvaguardia degli specchi acquei e dell'ecosistema lacustre, mi sto spiegando, è determinato, oltre che dall'apporto di acque marine, anche dall'apporto delle acque di falda, ciò che proviene dalle piogge. Ed la verifica che noi facciamo sulle valutazioni di incidenza ha dimostrato che quanto avvenuto negli ultimi decenni tende a non modificarsi, cioè il desiderio comunque di utilizzare quel suolo per attività che non sono legate al suolo ma edificatorie è molto forte. Io non so se posso condividere un'immagine che ho degli anni, fine anni 50, non saprei se sono nella condizione di poterlo fare. Chi è il gestore? Posso condividere un'immagine? No, non credo, perché purtroppo il gestore era il dottore... Adesso sì, non ricordo. Lo attivo un attimo. Ah, grazie, grazie. Sì, dovrebbe funzionare adesso. Allora, solo un attimo. Allora devo andare su condividi schermo, vero? Esattamente. Sì, un attimo solo. No,
Lavagne, scompensate, file, ecco, forse file. No, 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 dovevo aver preparato il file, ma ce l'ho solo sullo schermo e quindi dovrei andarla a recuperare Per come caso immagine dallo schermo, non ho questa. è questa immagine in alto a sinistra? Più o meno, No, cioè no, lo no, posso no, 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 guardare. io ho quell'immagine che lei grossomodo ha in basso con l'edificato, con una vista, diciamo, al di là del lago, senza edificato degli anni 50. Ecco, avrei voluto condividere quella, ma vedo che se non è impostata come PowerPoint non riesco a caricare l'immagine. Era purtroppo un JPEG, una cosa di questo tipo. Sì? L'abbiamo sentita. Diceva? No, l'abbiamo sentita a scatti, per questo stavo intervenendo. Prego. Purtroppo la connessione è quella che. La sua domanda. No, io la mia domanda è, per l'appunto, con tutte queste premesse, è questa. Visto che l'azione deve essere concentrica, volendo uscire dal campo prettamente scientifico, che sicuramente è la base per tutti i ragionamenti programmatori ed diciamo di indirizzo, si potrebbe orientare una formazione un po' più, non dico pressante, ma che abbia dei risvolti pratici verso una classe di, virgolette, professionisti che utilizzano ed intendono ancora territori e metodologie ingegneristiche finalizzate a concetti di sfruttamento diciamo, del territorio e non interventi che contemporaneamente valorizzino il territorio. Dico, è un discorso un po' più complesso e articolato che dovrei andare a fare, ma la sintesi non paga e sono costretto alla sintesi. Ecco, è un'azione che esca un po' dalla dottrina e si abbia dei risvolti più pratici per chi ogni giorno opera e agisce materialmente sul territorio e quindi sull'apparato lacustre e il sistema complesso che sembra essere il sistema dei laghi. Grazie per la domanda, Joele. Allora, intanto grazie per la domanda. Effettivamente l'introduzione era d'obbligo. È ovvio che non si può agire singolarmente sulla parte scientifica strettamente correlata alla parte ecologica, zoologica o anche alla circolazione delle masse d'acqua all'interno del lago Faro. Era ciò a cui eravamo chiamati, appunto a discutere al riguardo. Però, visto che mi introduce questa possibilità, so per certo che già sono state avviate tutta una serie di azioni che dovrebbero essere correttive di uno dei problemi più grandi che soffre la nostra zona. Soprattutto Ganzirri, cioè il momento in cui, date le abbondantissime precipitazioni puntiformi, purtroppo alle quali assistiamo effettivamente nell'ultimo periodo, si va a creare una sorta di sversamento continuo delle acque meteoriche che non vengono incamerate da quello che una volta era il terreno, i terrazzamenti presenti sulla collina di Ganzirri, come ho fatto vedere precedentemente, acqua che in qualche modo comunque arrivava all'interno del lago di Faro, ma, di Ganzirri, scusate, ma veniva filtrata attraverso il passaggio nel terreno, e successivamente riveniva su da un'apertura della faglia all'interno della falda all'interno del lago di Ganzirri, che, pensate un po', veniva chiamata la fontanella. Infatti, molluschicoltori, arsi dal sale e dal sole, andavano a bere direttamente nel lago, entrando la testa in acqua in un punto in cui sgorgava acqua dolce, e appunto così veniva sfruttata. Per cui l'obiettivo principale a livello multidisciplinare, di una approccio anche ingegneristico dell'area, so che è già stato avviato, è che bisognerebbe aumentare il volume di raccolta dell'anello di raccolta intorno al lago di Ganzirri per evitare appunto il
lo sversamento delle acque meteoriche che poi portano via con sé anche tutto ciò che rilasciano le automobili di passaggio nell'aria. Per cui agire creando una sorta di cuscinetto maggiore intorno alla riserva che tenga però conto effettivamente di tutte le attività umane, ivi compreso il passaggio degli autoveicoli. Grazie per l'immagine che è davvero meravigliosa. Si vede una netta differenza rispetto al giorno d'oggi. Grazie. C'era la mano alzata di Pina Giarraffa. Prego. Non la sento più. No, non la sento. C'ha il microfono spento. Fatto. Okay. Mi sente? Sì, adesso sì, grazie. Buongiorno a tutti, sono Pina Giarraffa della città metropolitana di Messina. E intanto mi complimento per i vostri esaustivi interventi. E la mia domanda che vengo a porre non è di carattere scientifico, ma di carattere molto pratico. Vi spiego. E passando spesso nei laghi di Canziri, che io amo perché insomma sono per me un ricordo affettivo familiare, so che insistono al lago tre o quattro squadre di scuole di canottaggio. Sì. E a questo punto mi chiedo, siccome in molte altre città siciliane, anche con piccoli laghetti, insomma, si danno molto da fare perché a livello turistico diciamo che danno parecchio, mi chiedevo se secondo voi fosse possibile attivarsi per fare nel lago di Canzirri delle piccole gare di canottaggio, magari anche fra le società esistenti o anche a livello regionale. Non so se il fondale del lago lo consenta. Assolutamente sì, scusi, rispondo io, Gioele. Allora, questa è una purtroppo una questione aperta che abbiamo un po'. Sì. Direi proprio con la città metropolitana. Ah, ecco bene. Nel senso che, no, ora le spiego, nel senso che c'è la squadra di, come si chiama il ragazzo, adesso non mi viene il nome, Gioele. Forse Palla di Figarra? Esattamente, c'è la squadra di Giovanni Figarra. C'è la squadra di Figarra che è un campione mondiale, sì, poi sì, c'è la squadra di Serena Labue che è campionessa mondiale anche lei. Perfetto. Abbiamo diverse squadre con grandi allenatori importanti. Esattamente, allora il problema è questo, noi siamo assolutamente d'accordo su un'operazione del genere, perché mi sembra assurdo che non possano entrare in acqua delle canoe che non fanno assolutamente male a nessuno. Non c'è inquinamento, loro sono dei ragazzi, tra l'altro io li conosco, sono educatissimi, anzi cercano di essere di supporto a quella che è l'attività anche di pulizia a volte dei laghi. No, lo so anch'io, perché ci sono dei ragazzi che puliscono quando entrano in acqua. Benissimo, quindi io sarei assolutamente d'accordo, è una discussione che ho avuto anche col dottore Puccio, non so se ancora è presente, ma insomma lui se lo ricorderà. Purtroppo ci sono delle preclusioni a questo proposito, perché so che qualcuno ha dei problemi sul discorso della avifauna e sul insomma. Ma noi dal punto di vista scientifico, sentiti anche i colleghi che si occupano di avifauna, vi assicuro che siamo assolutamente d'accordo sulle attività che possono essere condotte all'interno dei laghi. E questa è una delle attività che ha il minore impatto in assoluto. Quindi io su questo, guardi, anzi grazie per la domanda, perché così almeno sono riuscita anche a dire questa cosa che mi premeva moltissimo. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Dunque, intanto volevo ringraziare e salutare, ho visto che c'è il Club Messina dell'UNESCO, o sbaglio. Io ho avuto diversi contatti con i vari club dell'UNESCO d'Italia, ancora con Messina non avevo parlato. Dunque, poi c'è il dottore Cavallaro. Dottor La Ruffa, sì? Dell'autorità di sistema portuale dello Stretto, non so se lui... Non ha alzato la mano, comunque prego, si accomodi, mi dica pure.
Non so se vorrebbe introdurre qualche argomento. Non lo so, non l'ho sentito né mi ha alzato la mano, quindi io non... Eccolo qua. Buongiorno. Ci sono. Grazie professoressa, grazie ai relatori, sono stati assolutamente interessanti tutti e due gli interventi. In particolare il primo, quello della professoressa Savoca, e vorrei riallacciarmi alla parte terminale, insomma, alle conclusioni. Noi siamo assolutamente attenti e molto interessati a quello che può essere lo sfruttamento di energie dall'idrodinamismo. Abbiamo in cantiere diverse iniziative, anche diciamo, sull'utilizzo di fonti alternative. Stiamo lavorando, come sapete, il Presidente è molto attivo e molto sensibile a queste tematiche, quello che può essere la tematica ambientale, e così a beneficio del tavolo degli utenti. Noi qualche anno fa abbiamo condotto uno studio per lo specchio acqueo, quindi più limitato rispetto allo stretto di Messina, che non è esattamente la nostra competenza. Abbiamo studiato il fenomeno dell'idrodinamismo all'interno dello specchio acqueo con il supporto dell'Istituto Talassografico, proprio per verificare la possibilità di intervenire più puntualmente per la pulizia, perché quello è un nostro compito, perché all'interno del porto ci sono alcune anse in cui i rifiuti si riescono a togliere solo meccanicamente, cioè solo con l'intervento fisico. Un problema che abbiamo rilevato è quello dei torrenti, a proposito di inquinamento dello stretto, perché tutti i torrenti che diamo dall'imboccatura dello stretto, salendo fino a Capo Peloro, in occasione di fenomeni diciamo, meteorici particolari, riversano tutto quello che possono nelle acque dello stretto e molto spesso anche all'interno del porto di Messina. Bene, noi siamo disponibili al dialogo, siamo disponibili a un confronto, a supporto, soprattutto interessati a fare sinergia per migliorare le condizioni della nostra area. Quindi okay. Vi ringrazio e considerateci a supporto. Grazie. Grazie. Io volevo dire due cose a questo proposito. La prima riguarda sostanzialmente le energie rinnovabili. In questo momento abbiamo un comitato di esperti di cui io faccio parte, che sta studiando la possibilità di provare, e in realtà in alcune zone del Mediterraneo ci siamo già riusciti, a costruire degli impianti eolici galleggianti, più che mettere sott'acqua delle strutture che... allora, avevo un progetto tanti anni fa proprio su questo, cioè sullo sfruttamento delle correnti all'interno dello stretto di Messina, ed era una struttura mostruosa da mettere sott'acqua, che però ha un impatto di inquinamento acustico notevolissimo, per cui diciamo, era un impianto possibile, ma creava diversi problemi. Stiamo studiando da un po' di tempo a questa parte di costruire questi impianti eolici galleggianti. Abbiamo in questo momento finito la prima fase di Via VAS per quanto riguarda un impianto eolico nel canale di Sicilia. Abbiamo già tutte le autorizzazioni in realtà, e mercoledì 9 febbraio a Napoli ci sarà la prima presentazione dei risultati di questo impianto. Stiamo già pensando ad altri due impianti, uno in Romagna, quindi in Adriatico, l'altro fra la Calabria e la Puglia, perché potrebbe essere, ecco, un ulteriore aiuto per quelle che sono le energie rinnovabili. Purtroppo questi impianti che funzionano benissimo, perché nei mari del nord già ce li hanno da un po' di tempo, hanno però un impatto visivo notevolissimo. Quindi un conto è costruire un impianto eolico galleggiante nel canale di Sicilia a 60 miglia da Trapani, per cui siamo ben lontani dalla vista, ecco, chiamiamola così, è un problema paesaggistico. Un conto è immaginare un impianto eolico del genere nello stretto di Messina, cioè lei capisce che diventa complicatissimo, a parte il discorso dell'attraversamento delle navi, a parte, diciamo, tutto il discorso che riguarda il trasporto e la navigazione, quindi sarebbe assolutamente impossibile, ma anche subito fuori lo stretto siamo in un punto molto antropizzato, per cui la visione di questi impianti sarebbe abbastanza impattante. Fermo restando che noi comunque continuiamo a studiare per capire se possiamo utilizzare delle aree, diciamo, che siano
molto meno abitate, ecco, mettiamola così. L'impianto eolico della Canale di Sicilia, se dovesse riuscirci, perché dico abbiamo superato la prima fase, però insomma la strada è ancora lunga, dovrebbe riuscire a dare elettricità a tutta la regione. Lei si immagini 3, 4, 5 di questi impianti in tutta Italia, potrebbe essere anche una cosa assolutamente positiva. Resta l'impatto paesaggistico, quello purtroppo. D'altra parte gli impianti eolici a terra hanno lo stesso problema, cioè noi abbiamo avuto in Calabria, in Sicilia, contestazioni continue chiaramente della cittadinanza, perché la vista di questi bestioni effettivamente è abbastanza impattante. Per quanto riguarda il discorso dei torrenti, io le posso dire però una cosa: è vero che abbiamo uno sversamento in mare continuo, per esempio sul torrente Giostra, laddove c'è poi il porto appunto di Caronte Turist. Lì c'è uno sversamento continuo, ma come diceva la professoressa Savoca prima, noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto in cui le correnti ci aiutano moltissimo, per cui la dispersione è assolutamente continua di questi inquinanti. L'acqua, come dice il mio collega Silvio Greco, non ha memoria, il sedimento sì. Per cui dobbiamo attenzionare proprio il fondo del mare, laddove ho detto ci sono degli hotspot di marine litter nello stretto, e questo, come dice lei, è dovuto proprio allo sversamento dei torrenti. Quindi diciamo, Serena, non so, volevi intervenire, ho capito? No. Eccomi. Ok, volevi intervenire? Volevo ringraziare intanto il dottore La Russa per il suo intervento e l'interessamento nelle tematiche trattate quest'oggi. Sì, sicuramente l'intervento meccanico per quanto riguarda il marine litter, ove l'intervento umano può arrivare chiaramente, è assolutamente il benvenuto, e anche di mettere sul tavolo delle nuove idee appunto per lo sfruttamento ecosostenibile appunto delle energie, appunto evitando proprio l'impatto paesaggistico eccessivo, a parte appunto l'intralcio meccanico che creerebbe un'entità come l'impianto eolico, però possiamo trovare delle idee, nuove alternative sicuramente, alle quali ancora non abbiamo pensato. Sono convinta che la collaborazione è sempre benvenuta ed è sempre importante, quindi volevo ringraziarla. Grazie. Allora, ci sono altre due domande, una da parte di Mauro Cavallaro, il collega Mauro, c'è presente ancora? Sì. Ciao Mauro. Buongiorno a tutti. Buongiorno, innanzitutto Mauro. Complimenti per l'iniziativa delle istituzioni, per le bellissime relazioni che ho sentito, anche perché io ritengo che divulgare la ricerca e la scienza sia sempre importante in maniera diretta e semplice, come avete fatto voi, soprattutto per le scuole. So che la città metropolitana è abbastanza impegnata in questa cosa e mi fa molto piacere. E faccio i complimenti naturalmente a Gioele, ci lega insomma amicizia. E anche a te Nancy, insomma, grazie, che sei sempre presente in queste iniziative. Io volevo fare una domanda alla dottoressa Savoca, perché mi ha impressionato molto quella immagine che ho visto della distribuzione delle colonie di Rinaspera nello stretto di Messina. Naturalmente è un contrasto molto forte quello che si vede da quell'immagine rispetto a quello di cui siamo stati, fra virgolette, accusati, cioè di avere il mare più inquinato del mondo, perché io penso che se un organismo così delicato, un bioindicatore così importante, sia così ben distribuito, significa che tutto questo inquinamento alla fine non è ampiamente distribuito sulla sella, peraltro. Ecco, infatti, ecco, io le volevo fare una domanda molto semplice, perché mi ha molto incuriosito. Io sono un appassionato di stretto di Messina, quindi ogni aspetto per me è importante da capire. E qual è effettivamente lo stato di salute di queste popolazioni? E se ci sono dei progetti che voi state portando avanti per la loro tutela e salvaguardia, o quantomeno monitoraggio, ecco.
Allora, grazie. Per quanto riguarda il monitoraggio, è già stato fatto il monitoraggio riguardo appunto questo organismo, è cominciato nel 2015 ed è già stato oggetto di studi in ben due progetti di monitoraggio. Il progetto appunto si chiamava Arbiome, in cui appunto abbiamo cercato di analizzare innanzitutto la distribuzione di urina aspera e che appunto sulla sella, come vi dicevo prima, sembra essere proprio ben distribuita e, a differenza di altre aree del Mediterraneo, colonizza in maniera molto compatta, quindi sembra crescere bene, sembra insomma non avere nessun particolare disturbo, sembra non subire nessun particolare disturbo. Quindi, come vi dicevo, finora abbiamo fatto queste due campagne di monitoraggio. Non abbiamo in questo momento un progetto in corso proprio per questo, però rimane sempre ovviamente nei nostri cuori, stiamo sempre lì a cercare di organizzare e pianificare attività di monitoraggio proprio per le specie di maggiore rilievo all'interno dello stretto di Messina. Grazie. Grazie. Allora c'è Antonio Licastro, o Licastro. Alzato la mano. Buongiorno a tutti, sì, il cognome è Licastro. Vorrei. Licastro, ok. Ah, buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Licastro e sono dottorando del Dipartimento di Economia. Voglio fare i complimenti a tutti i colleghi e i professori che con il loro entusiasmo sono riusciti a farmi capire qualcosa che non è di mia competenza, quindi veramente complimenti. Io avrei diverse domande, di cui alcune sono tecniche. Avete parlato di attività di monitoraggio, di controllo, quindi presumo che disponete già di un dataset che contenga tutti questi dati e se durante la raccolta di questi dati vorrei sapere, visto la natura diversa di tutti questi dati, che possono essere fisici, chimici, biologici e così via, come fate a integrarli e quali strumenti usate per integrarli? E se siete stati affiancati finora da qualcuno che è in grado di tradurre certi dati in dati economici e se siete disposti anche a una collaborazione con il Dipartimento di Economia al fine di abbracciare il concetto di sostenibilità anche da un punto di vista economico, perché la sostenibilità, sì, voi avete trattato la sostenibilità dal punto di vista ambientale, qualcuno ha tirato in ballo la sostenibilità da un punto di vista sociale, di attività sociale dell'uomo, però si è parlato pochissimo, un po' il professore Capillo ha parlato di attività produttive, un po' si è parlato insomma di attività economiche che sono altrettanto importanti dal punto di vista sociale anche. Volevo anche fare un'altra domanda, in particolare al professore Capillo, chiedendogli quanto costa la manutenzione dei vari canali, la manutenzione giusto per impedire alla natura di riprendersi quello che è suo di natura, tra virgolette. Quanto costa? Non è stato accennato completamente e mi pare anche che qualcuno nella chat ha tirato in ballo il moto ondoso, cosiddetta tidal energy. Avete fatto degli studi, avete qualche idea, è possibile sfruttare il moto ondoso da qualche parte dove non c'è, dove non crea fastidio, insomma. Sì. Grazie, tutto. Risponde il professore Capillo, ma già le dico, non parliamo di moto ondoso, parliamo di correnti. Ok. Sono due cose leggermente diverse. Ok, perfetto. Diciamo, non abbiamo tutte queste onde da considerare, parliamo di correnti. Vabbè, ognuno chiaramente col suo mestiere, ci mancherebbe altro. E già l'ho detto, mi pare, rispondendo alla Ruffa, che sì, avevamo immaginato un progetto, avevamo anche messo giù dei correntometri. Effettivamente sarebbe possibile, se non ci fosse un problema di inquinamento acustico per molte specie, ma anche di dove appoggiare queste strutture. Lo stretto di Messina è un ambiente troppo particolare per poter appoggiare delle strutture sul fondo. Considerate che abbiamo dei movimenti tettonici continui, c'è la faglia che entra a destra e esce a sud-ovest e che crea continuamente delle fratture, delle continue frane, per cui sarebbe anche complicato poter mettere giù delle strutture che devono essere molto grandi e che devono soprattutto essere al di sotto del pelo dell'acqua di una certa profondità,
perché sapete bene che nello stretto abbiamo un discorso di navigazione molto importante. Per cui sì, l'avevamo immaginato, ma lo vediamo ancora molto complicato. Prego, Gioele. Allora, intanto grazie per la domanda, ed effettivamente è un tasto che non ho voluto toccare, pure perché non sono un esperto di economia, c'è chi fa queste valutazioni per propria ricerca o anche per applicabilità nella gestione appunto della riserva. Comunque la riserva c'ha un suo finanziamento regionale che serve proprio per la manutenzione di questi canali. Dei canali della riserva stessa, e ovviamente intanto a prescindere da ciò che è stato mostrato e ciò che no, siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione sia con il Dipartimento di Economia, ma non sarebbe una novità. Infatti il professore Manganaro, che prima era colui che più o meno seguiva puntualmente i laghi di Ganzirri e Faro, la riserva naturale orientata in generale, aveva tante collaborazioni con il Dipartimento di Economia, e sono state fatte moltissime cose insieme anche al Dipartimento di Economia. L'università è unica, deve dare il supporto unicamente all'amministrazione e alla gestione della riserva, per cui aperti a qualsiasi collaborazione. Non mi permetto di quantificare i costi di apertura e chiusura dei canali, ma perché non rientra proprio nella mia expertise, quindi sicuramente sono dei costi pubblicati, perché l'amministrazione trasparente prevede che vengano pubblicate tutte le spese effettuate per una riserva naturale, per cui cercandoli online credo che possano essere facilmente raggiungibili. Sì, grazie. Anche dunque c'era un'ultima domanda, se è possibile. Sì, prego, prego. Il professore ha appena detto, cioè ha parlato di attività produttive, ma si è focalizzato soltanto sulla molluschicoltura. Ci sono altre attività produttive, sia nei laghi ma anche nello stretto, oltre alla pesca, che possono avere importanza economica? Tutto qua. Grazie. Allora, nei laghi effettivamente quelle che abbiamo sentito sono le principali attività produttive, che poi possono avere una ricaduta economica abbastanza importante per la popolazione del luogo. Nello stretto le devo dire che la pesca, effettivamente la pesca intesa come professione, quindi la pesca professionale, quasi non esiste. Ci sono pochissime imbarcazioni e la maggior parte di queste sono quelle che si dedicano alla pesca del pesce spada in maniera tradizionale, quindi con la passerella, quindi la feluca, la ben nota feluca, e la caccia al pesce spada che si tramanda ormai da secoli, che però, giusto per fare un appunto, secondo me dovrebbe essere molto più sfruttata a livello di pesca turismo, perché è una pesca unica in tutto il mondo ed è assolutamente sostenibile, ve lo assicuro. Scusate, però c'è anche da dire che nello stretto di Messina non è possibile, perché è vietatissimo, pescare a strascico, piuttosto che, quindi è chiaro che questo piccolo tratto di mare ha anche, diciamo, difficoltà legate agli impedimenti e ai vincoli che noi non possiamo assolutamente scardinare. Fra la Sicilia e la Calabria passano una serie di fra elettrodotti e cavidotti vari, talmente tanti che è chiaro che una pesca con le reti sul fondo non è possibile assolutamente farla, ci sono appunto degli impedimenti. Quindi allora la pesca nello stretto di Messina, a parte la pesca del pesce spada di cui parlava Gioele, non è un'opzione, mettiamola così. È grazie a questo che lo stretto di Messina è rimasto quasi intatto e invariato fin dalla sua origine, perché si autoprotegge. Con questo rispondo pure a Mauro, perché comunque non potendo effettuare attività di pesca a strascico, è una delle pesche più impattanti effettivamente sul fondale marino, lo stretto si autoprotegge grazie alla sua geomorfologia e anche grazie alle correnti che rendono quasi impossibile la pesca, ma anche la ricerca è molto complicata. Siamo andati giù con un sottomarino in collaborazione con la Società Geografica Russa sulla sella e abbiamo rischiato veramente tanto, per poi rimandarci il ROV che ha fatto delle riprese davvero meravigliose, che sono state oggetto di precedenti presentazioni del progetto appunto Arbiomedico, e ha parlato la professoressa Savola.
Va bene, mi pare che non c'è altro. Se abbiamo finito, ditemi voi, dottore Casano. Naturalmente possiamo passare anche ai saluti finali, non so se il dottor Puccio è in linea che vorrebbe intervenire, e esorto anche il dottor Giacoponello, nostro esperto esterno, se vuol dare il suo contributo. Sì, allora buongiorno a tutti, brevissimo, intanto anch'io mi associo ovviamente a tutti, a quanto è stato evidenziato per gli interventi chiari dei professori, la professoressa Spano è sempre sul pezzo, insieme ovviamente ai suoi assistenti. Sì, questa era un'iniziativa che rientrava appunto all'interno di quella proiezione delle azioni che fanno parte di una prima strategia che porterà all'elaborazione finale dell'agenda. Appunto si inseriva all'interno di quella che era l'azione cosiddetta rihabitat dei luoghi e dei laghi, proprio perché è un po' anche emerso dagli interventi, cercare di affiancare a quello che è la ricerca scientifica, la ricerca biologica, quindi la ricerca marina, anche eventuali ricadute dal punto di vista turistico-culturale, cioè cercare di andare a calare all'interno di questo contesto anche degli interventi che possano avviare attività di turismo sostenibile. Leggevo proprio appunto alcune iniziative anche promosse dall'università, credo sempre dalla dottoressa Spanò, proprio di accompagnare eventualmente anche i turisti che arrivano al porto di Messina, quindi delle escursioni mirate sui laghi e quindi all'interno, diciamo, di questi contesti, proprio perché rappresentano un biglietto antropico caratteristico della città di Messina e quindi anche del contesto sia marino che interno e anche, diciamo, tipico di quello che è il vecchio borgo, insomma, un po' della città metropolitana, quindi della città di Messina nello specifico. Quindi, insomma, l'azione spero possa appunto iscriversi all'interno di un contesto che mette insieme scienza e turismo in chiave sostenibile, in chiave di turismo appunto slow, di turismo green, e credo che la possibilità di realizzare delle attività ecolabel, dando proprio una certificazione anche alle stesse escursioni, potrebbe essere, diciamo, uno spunto importante. Quindi ringrazio ancora tutti voi, sì, il professore Capilla, la professoressa Savoca. Sì, grazie, anzi, per averlo ricordato. Io, è una cosa che mi era un attimo sfuggita all'inizio. Io ho avuto anche dei contatti con le compagnie di navigazione, quelle che notoriamente vengono a Messina, insomma, MSC, Costa, eccetera. Tra i loro focus c'è anche quello del, appunto, turismo ecosostenibile, cioè loro vorrebbero che costruissimo delle escursioni che siano proprio ecosostenibili. Quindi, per esempio, faccio l'esempio del lago, che è quello che mi viene più semplice, quello di utilizzare delle barche a remi per fare un giro del lago piuttosto che del lago di Faro, di Ganzirri, eccetera, quello che si può fare chiaramente. Loro addirittura puntano molto su questo filone del turismo ecosostenibile, e a bordo delle navi hanno proprio dei questionari da far riempire poi ai loro, insomma, a quelli che faranno appunto le escursioni. Quindi questa è una cosa che io vorrei continuare a perseguire. Ho anche parlato con alcune guide sì, che si occupano appunto di questa tipologia di escursioni, e le farebbero sia nei laghi che naturalmente sui monti, perché noi abbiamo anche le colline, abbiamo i peloritani, abbiamo dei cammini che sono ai più sconosciuti. Esatto. Sono io la prima a dire che non avevo la più pallida idea che ci fossero dei cammini sui Monti Peloritani che potessero essere, sì, diciamo, lo so, mea culpa, sono molto ignorante in materia. Però dico, come dice lei, ognuno col suo mestiere anche. Ognuno col suo mestiere, ma dico, questa è una cosa che va al di là del mestiere in realtà. Sì, ma io ero assolutamente, non conoscevo questa cosa. Credo che ci sia un collega del comune che si occupa di... Questo sarebbe interessante proprio se, ad esempio, le escursioni potrebbero venire certificate, cioè, ecco, andare a certificare le escursioni. Bravo, io ho chiesto la certificazione. Per la certificazione, però, io devo
chiedere ai colleghi del Dipartimento di Economia, tanto per intenderci. Ma mi sa che c'è un'apertura da parte dei c'è una loro apertura, quindi. Sì, ma io ho parlato anche con la professoressa Salomone a proposito. Purtroppo non si è potuto collegare il dottore, l'ingegnere Curcuruto dell'ISPRA, Servizio e Certificazioni Ambientali. Ecco, questa è una cosa che dovremmo però approfondire. Sia di EMAS che di Ecolabel, quindi etichetta Ecolabel, esatto. Proprio. Un servizio turistico. Quindi Ecolabel diventerebbe importante. E questo potrebbe essere una cosa molto importante, un passaggio importante. Io l'ho scritto già in una parte dell'agenda, avevo scritto qualcosa in proposito. Quindi diciamo che anche questo potrebbe essere una cosa da portare avanti insieme alle altre azioni di cui avevamo già parlato. Sì. Va bene, scusate, ma noi abbiamo esami adesso. Quindi... Allora ci prolunghiamo qui per i ragazzi. Il dottor Rapuzzo è in linea per i saluti finali, allora? Va bene, prego. Sì, ma questa cosa dell'escursione, ci sono tante associazioni, c'è il Cammino dell'Anima, Trekking Veloritano, ci sono tante associazioni che sono, non so che grado di certificazione abbiano, ma che organizzano tra le altre cose settimanalmente dei percorsi, per cui sarebbe... interessante coinvolgere da questo punto di vista, che sono diverse, dalla Regge Trazzere Italia, quelle che scendono per capirci dalle riserve di Fiume Rise fino a Capo Peloro, piuttosto a quelle che poi interessano il Parco dei Nebrodi, ma sono veramente tante interessanti. Sono una ricchezza. Quindi grazie a tutti, intanto.